ragazzi, nella parte precedente avevamo fatto grandissima parte delle rovine subacquee e oggi mi sa che in questa parte le finiremo una volta per tutte. Dunque andiamo avanti. Anche se nella parte precedente abbiamo distrutto solo una gemma nera, sto giro le distruggeremo le ultime due. Ecco, guardate i ganci bastardi. Ah no, si muovono, stanno così fermi normali. Beh, penso si muovono continuamente. Perché guardate ragazzi, più avanti nel gioco con i ganci dell'abitamento elastico avremo da farci dei numeri da circo. Che davvero... Ok, e adesso... Ma che? Dove siamo? Oh, ma Super Saiyan Fico, se devi prendere il giubbotto vieni pure. Allora mi faccio vedere. Sì, sì, bravo, non farti vedere. E intanto io non so più neanche che devo fare, aiuto. Ah sì, giusto, ho aperto questo corridoio. Vai, striscia, striscia, Super Saiyan Infinito, Mission Impossible, ciao. Vai, vai. Ciao. Ok. Ma che cavolo, scusate, ora con mio fratello sto perdendo un attimo il senso dell'orientamento. Ah, ho capito, ma... Che bastardi, sono due stanze quasi uguali. Ecco perché mi sto a confondere. No? E allora scusate, io non capisco. Sto facendo avanti dietro da mezz'ora. Ma cosa? È questa la stanza, no? Ah! Sono già stato da tutte e due le parti. Sì, ok, va bene, va bene, va bene. Fatto il cretino per un minuto. E adesso sono soddisfatto. Vai! Continuiamo. Spiro, basta fare l'ubriaco. So che ti piace fare le canne, però basta. Saliamo questa scala a chiocciola. No! Va bene, sì. Compriamo Grimaldelli. Oh, eccoci qua, l'ultima gemma nera. Questo è un po' un casino. Voglio vedere, è tutto viola qui per il caso della gemma nera. Usiamo questo interruttore elettrico. E dovremmo azionare dei vari interruttori per far salire la stanza. Ecco, qua c'è il primo. Azioniamo questo. Oh, e la statua emergerà un pochino, come potete vedere. E come potete vedere, su un piatto c'ha una gemma nera. E se però questo interruttore l'avevo azionato, che cavolo. Anzi, avvicina questo tubo. Vai. Se però il tubo fa la svelta. Beh, non si muove più. Ah, così. Dovevo aspettare l'interruttore si spegnesse. Va bene. Colpo di testa. E reemerge un altro pochino. Questo passo no, il boss proprio non lo facciamo in questa parte. Anche se è più facile di Nasty Lork, a parer mio, il boss di questo livello. Ok, è quasi fatta, come potete vedere, sta per uscire dall'acido. Resta l'ultimo. Lì c'è uno screen, qua voglio vedere cosa c'è dentro. C'è uno screen, quindi io vado subito a vedere cosa apre. Ah, meglio di questo non potevo chiedere. Un'altra bella gemma di luce. E adesso ci andiamo a pappare pure la gemma nera. La gemma nera è servita, grazie mille. No, 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 no. Ok, e con 20 gemme nere distrutte, o meglio, 19 distrutte e una magnata, possiamo affrontare il secondo boss, quindi lo usciamo da queste rovine. No, 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 non mi picchiate, granchi cattivi. Quindi io sono senza spazio. Ecco, ha
fatto fuori. No! E non buttarti nell'acero. Vai, ora con spazio giallo niente un po'. Niente mi fa paura. Vinci la nostra rivincita con questi bossi. Vai. Eccoci qua. Dovremmo essere tornati praticamente all'inizio, se non ricordo male. È così appunto. Siamo all'inizio. Dobbiamo solo, ecco, prendere questa piattaforma. E dai però, ma perché questi scherzi sempre del Kaiser? Scendi. Vai. Un altro screen, scendi. Qualcosa mi dice che ho sbagliato strada un'altra volta. Altra gemma di luce. E solo 5, vai, perfetto. Ma quanto, scusate? Madò, tutte tranne una le abbiamo prese. Grandissimo. E siamo tornati all'inizio, se Dio vuole. Ok, allora apriamo questo scrigno, allora. Con due missili elettrici, sì. E adesso saliamo. Bene. 6 minuti, no, cacchio. Nettuna dura troppo come boss. Troppo dura Nettuna. Non ce la farei a batterla in poco in così poco tempo. Intanto che risale sta piattaforma demente, ci metterà 2 minuti, quindi mi dispiace ragazzi, ma nella prossima parte. Sì, ok, se avessi fatto la figuraccia con. Se non avessi fatto la figuraccia al senso di orientamento inizio parte a fare corridoi avanti e indietro con un demente per 2 minuti. Sai lei adesso fa di nuovo il bug bastardo del Fiore delle Lumi? No, questo non l'ha mai fatto però. Ok, siamo quasi arrivati in cima. Dai. Ah, eccoci qua. Ah, aria fresca dopo una parte, dopo due parti sottoterra. Respiriamo di nuovo l'aria fresca. E riattraversiamo le conchiglie assassine e ci facciamo malmenare come degli idioti. Da questi indigeni alla Crash Bandicoot. E i piccoletti dannati. Guarda, prendiamo un po' una farfallina che sparsa. E ci fermeremo davanti. Ah no, purificheremo il mondo e finiamo la parte. Dai. Che forse non verrà una parte così inutile dopo tutto. No, dai, spiego. Ancora? Vai, eccoci qua. Seconda area del boss. Purifichiamo. Guardate, il cielo da viola diventa... Ah, bello limpido, sono anche spuntati degli alberi sulle colline. Lol. Bene, ragazzi. Dentro questa porta ci sarà la tomba acquatica con il secondo boss, ma noi lo faremo nella prossima parte. Ciao ciao!